La risposta successiva, il passo successivo è dire appunto, bene, queste cose qua, ma come le facciamo, come le attuiamo? Quale modello di formazione della piena utilizziamo? E anche questo non basta. Come utilizziamo il modello? Come va utilizzato per dare le risposte in modo corretto? Beh, modelli di formazione della piena ovviamente ce ne sono tanti. È dal punto di vista ingegneristico il più vecchio problema idrologico, quello di carico delle onde di piena. Nonostante questo, nonostante passi in avanti siano stati tanti in questo ultimo secolo, in particolare in questi ultimi 30 anni, 40 anni, vorrei dire degli ultimi 40 anni, perché diciamo certamente un momento di svolta è stata la produzione di un certo articolo che si chiama di Rodriguez e Turber e Valdés nel 1979, quindi 40 anni fa. La risposta idrologica di un bacino, cioè la risposta di come un bacino forma le piene, ha alcuni elementi importanti. La prima, beh, è il calcolo delle precipitazioni. Dice, ma le precipitazioni non le misuriamo. Certo che le misuriamo, ma in parte che le misuriamo in pochi punti, ma dal punto di vista ingegneristico sappiamo che noi non abbiamo bisogno di una precipitazione generica, ma delle precipitazioni che anche di categorizzarle dal punto di vista del tempo di ritorno, cioè della frequenza probabile con cui pensiamo che queste si ripetono. Quando le precipitazioni arrivano sulla superficie, cosa succede? Succedono prevalentemente due cose che vi ho già anticipato nelle scorse lezioni. O l'acqua si infiltra, allora da questo punto di vista è persa, l'acqua che si infiltra non entra nelle fognature. Però c'è una parte che ruscella in superficie sulle strade e dalle altre parti. Questa è quella che poi va nelle fognature, che ha a che fare con la precipitazione, con quello che dobbiamo fare noi. Quindi dobbiamo attuare delle strategie di calcolo del deflusso superficiale. Diciamo che le precipitazioni sappiamo già. Poi questo deflusso cosa fa? La rete idraulica lo aggrega e lo propaga. Le ultime due parole chiare, l'aggregazione. Ci occuperemo in questa parte prevalentemente dell'aggregazione e della propagazione dell'onda di piena. Le precipitazioni sono le solite, quelle generate dalle curve di possibilità pluviometrica, che come sapete sono fatte così: l'altezza più pluviometrica è un certo coefficiente che dipende dal tempo di ritorno per la durata della precipitazione ad un certo esponente n compreso tra 0 e 1. E di queste ormai sapete, vi ho raccontato talmente tante volte che queste cose che vi escono dalle orecchie. Ah, qua ho fatto degli effetti speciali, per cui dopo, insomma, come mai non funziona? Perché quella volta lì volevo fare un effetto speciale che poi... Il problema dell'infiltrazione come lo trattiamo? Beh, sappiate che il problema dell'infiltrazione è un problema molto complesso, in generale. E noi lo dobbiamo in qualche modo semplificare. Da un certo punto di vista lo possiamo anche semplificare, perché tutto quello che si infiltra non entra nella progettazione della fognatura. Quindi lo possiamo semplificare tenendo presente questo aspetto. E in particolare lo riduciamo qui al calcolo di quello che si chiama coefficiente di afflusso. Cioè, se la precipitazione cade in un certo luogo, incontra una certa superficie, e questa superficie è più o meno impermeabile. Sarebbe bello discutere cosa vuol dire che una superficie è o non è impermeabile, quanto una superficie è o non è impermeabile. Tuttavia, diciamo che noi possiamo dividere una certa insieme di tipologie. Per esempio, prendiamo un asfalto tradizionale, un bel parcheggio tradizionale fatto di asfalto impermeabile o di cemento.
Lì praticamente tutta l'acqua che ci cade sopra forma un velo idrico che poi scorre via, va da qualche parte se la superficie è anche un po' inclinata. E da un punto di vista sperimentale, se volete, tra lo 0,8 e lo 0,9 dell'acqua che cade sopra una di quelle superfici o che cade sopra un tetto, si trasforma in precipitazione che chiameremo efficace, perché va a produrre la parte di onda di piena che entra nella fognatura. Il termine efficace in realtà non è così, è relativo, nel senso che è relativo al nostro scopo, efficace a produrre la piena. Se io fossi un agricoltore, come in effetti sono, anche ma immeritatamente, che non so, cioè se zappo mi rompo un piede, mi do una zappata sul piede, ma se fossi un agricoltore la pioggia efficace sarebbe quella che alimenta le radici della pianta e la fa vivere presente, in effetti questo è il caso. Quindi pioggia efficace, state attenti con chi lo dice, se lo dite ad un ingegnere vi capite, se lo dite a un agronomo potrebbe capire esattamente il contrario di quello di cui state parlando. E questa pioggia efficace appunto si introduce con questo coefficiente di afflusso che qui è chiamato φ, e vedete che sono prodotti tabulati dei numeri. Se la pavimentazione è in asfalto con lo 0,85-90%, se in pietra c'è un po' più di assorbimento, se in macadam, non chiedetemi che cos'è, qualcuno di voi cosa? Vabbè, bastava guardare strade con ghiaia, vedete già 15-30% coefficiente di afflusso. Vedete che qui sono dati degli intervalli, quindi non sono dati degli elementi con estrema sicurezza. Questi intervalli vanno in qualche modo tenuti in conto. Prati e giardini possono assorbire anche tutta la precipitazione, però in parchi e in giardini mettere comunque un afflusso di 0,10 o anche 0,20 in alcune situazioni è lecito. Poi tenete conto che ci sono anche i finti parchi e giardini, perché se voi in un parco e in un giardino tirate via tutto, ci mettete sotto un parcheggio e dopo mettete 10 centimetri di terreno sopra con gli alberi attaccati con la colla, quello non è propriamente un terreno in cui l'acqua si infiltra, e quindi bisogna tener conto anche di queste cose. Quindi cioè noi andiamo a distinguere in un'area che tipo di coperture ci sono, e in funzione della frazione delle coperture, cioè se io ho un'area per esempio che è di fatta il 50% da un parcheggio e il 50% da un giardino, sarà 0,5 per 0,90 più 0,10 per 0,5, otterrò un coefficiente di afflusso medio per quell'area lì, che contempera tutte e due le coperture. Allora, con queste tipo di medie pesate basate sulle superfici, io vado a definire il coefficiente di afflusso. E qui J è la precipitazione totale. Io ho in quel momento 50 mm di precipitazione che mi cadono sopra, all'ora che mi cadono sopra. Il coefficiente di afflusso di quell'area è 0,9. 50 per 0,9 fa dunque diviso 10 per 0,5 fa 0,45. Dovreste essere più celeri di me, ragazzi. Dov'è che sono le 2 del pomeriggio, 2 e mezza? E questa va a formare una precipitazione efficace di cui vi ho parlato prima. Problema dell'infiltrazione risolto, ma sappiate che però per casi più seri in cui vi date in conto anche magari dell'acqua che torna indietro da quello che si è infiltrato, questa semplificazione non va bene, però noi lo diamo per risolto. Se quindi sappiamo qual è la precipitazione perché abbiamo studiato il cubo di possibilità pluviometrica in quella posizione, l'area non è tanto grande, quindi possiamo assumere che il punto che abbiamo studiato sia rappresentativo di tutta l'area,
se conosciamo le superfici della zona in cui andiamo ad operare e la loro distribuzione conosciamo per il centro di afflusso, abbiamo la precipitazione efficace. Le prime due caselle di quei quattro elementi che andavo a elencare prima sono risolte. Ci rimane da determinare come risolvere il problema dell'aggregazione e della propagazione del deflusso. Beh, anche per fare questo facciamo alcune semplificazioni. Si dice facile, ma c'è evaporazione dell'acqua di cui possiamo contare? In generale c'è nel ciclo idrologico l'evaporazione dell'acqua varia dal 30 al 60% del ciclo, quindi un elemento assolutamente non trascurabile. Nello caso specifico io sono concentrato sugli eventi di piena e tra l'altro di piena urbana, in cui la situazione di traspirazione è limitata, in condizione di aria satura di vapore acqueo, condizione di umidità specifica pari al 100%, quindi posso trascurare l'evaporazione almeno in prima approssimazione. Noi la trascuriamo. Coefficiente di afflusso l'abbiamo già trascurato, qui lo chiamo coefficiente di deflusso perché storicamente si chiamava coefficiente di deflusso invece che coefficiente di afflusso, ma come ve l'ho presentato io è più un coefficiente di afflusso. Coefficiente di deflusso è quando misurato a posteriori, cioè io vado a misurare la portata prodotta all'uscita rispetto ai volumi di precipitazione. Allora ho, non so, un chilometro cubo di precipitazioni, adesso esagero, e ho mezzo chilometro cubo di portata. Allora il coefficiente di afflusso è di deflusso è 0,5 perché l'ho misurata sulla portata che avevo già ottenuto. Qui invece vado a tagliare la precipitazione prima ancora di produrre la portata, lo chiamo coefficiente di afflusso. L'altra semplificazione che posso fare è considerare la velocità dell'onda di piena costante. Allora i contemporanei cercano di rimuovere questa costanza dell'onda di piena. E effettivamente anche SWIM, se voi usate, usa a calcolare delle onde di piena in cui la celerità dell'onda di piena non è costante. Ma voi sapete cos'è la celerità dell'onda di piena? Allora, io mi muovo con una certa velocità e quindi quella è la velocità. La parte di spazio che io percorro, l'unità di tempo, è la mia velocità media. Se però siamo in tanti che ci muoviamo, io do anche lo spintone a quello davanti e poi via via, io mi muovo sempre con un metro al secondo, ma il segnale che stiamo dando si propaga più velocemente di noi. In particolare ci sono degli... l'onda di pressione che si viene a formare durante il movimento dell'acqua, e voi avrete parlato, sicuramente lo avete fatto a meccanica dei fluidi, l'onda di pressione si muove più velocemente delle particelle. Allora l'onda di pressione si muove con una celerità dell'onda di piena. E se voi mi doveste descrivere che cos'è l'onda di piena, come me la descrivereste? Beh, molto banalmente, un'onda di piena è quando io vedo aumentare il tirante dell'acqua, giusto? Un elemento un po' più sofisticato è invece aumenta il tirante e aumenta anche la portata. Passa più acqua per unità di tempo. Passano più metri cubi al secondo. Allora io vado a verificare, in pratica quando vado a misurare la celerità dell'onda di piena vado a vedere quando passa il massimo dell'altezza idrometrica, quando passa il massimo della superficie libera dell'acqua, e questa si muove più velocemente, abbiamo detto fino a una volta e mezza della velocità dell'acqua. Quindi la celerità dell'onda di piena
anzi la facciamo addirittura nella teoria che io vi mostro, la faccio coincidere con la velocità delle particelle poi alla fine, è non solo costante, è costante, cioè non solo le due cose sono uguali, ma è anche costante. Questo perché l'acqua va più veloce in montagna o va più veloce in pianura? Dai, ci sarà qualcuno che... Cioè, avete, c'è una risposta sì o no, avete il 50% di possibilità di fare giusto. Secondo lei va più veloce in montagna o più veloce in pianura? Ma se io le faccio questa domanda, la soluzione più logica non è quella, cioè più logica, più quella che le viene in mente per prima non è quella corretta. L'acqua va più veloce in pianura durante l'onda di piena. Perché? Perché a generare la velocità dell'acqua non è un elemento solo la pendenza di cui voi tenete conto, ma ce ne sono altri due. Quali? Una è la resistenza, quindi il coefficiente di resistenza che l'acqua incontra. Fate scorrere dell'acqua in mezzo a dei massi, come succede in montagna, o comunque a della ghiaia che ha una scabrezza, non scabrosità, per, mi raccomando, scabrezza elevata, l'attrito è maggiore. Però questo attrito si manifesta anche su una geometria, che è l'alveo del torrente o il se non voglio fare gestaccio, comunque la superficie dell'elemento che porta l'acqua, no? Che nel caso naturale è il fiume, nel nostro caso sono dei tubi di fognatura. In particolare quindi la resistenza è proporzionale non solo alla natura della superficie, ma anche alla quantità di superficie con la quale l'acqua interagisce, quindi al perimetro bagnato. Succede che in montagna ho sia una pendenza più alta, ma anche una scabrezza più alta e un perimetro bagnato in proporzione più grande. Quindi in un'onda di piena, anzi di solito l'onda di piena tende ad aumentare la sua velocità andando verso il basso. Questo però succede in realtà nelle condizioni naturali, perché la geometria, la scabrezza e la pendenza, che è sinonimo in questo caso della forza di gravità, si combinano insieme per tenere costante la velocità dell'acqua. Questo potrebbe non essere vero nel caso delle fognature, perché le fognature le costruisco io e quindi questi rapporti magici non li rispetto. Quindi io potrei avere una fognatura in cui in realtà l'acqua accelera dove c'è più pendenza, o viceversa, o il contrario, a seconda di come la costruisco. Che generalmente, per esempio, all'inizio per motivi costruttivi si possono prendere i tubi molto larghi, quindi magari lì il perimetro bagnato è molto grande. Però in prima approssimazione noi supponiamo che le nostre fognature si muovano come succede in natura, cioè con una velocità costante. Salvo dopo verificare. Non fa male fare delle ipotesi, basta che dopo si verifichino a posteriori. In queste condizioni la forma dell'onda di piena, abbiamo mostrato, dipende non tanto dall'equazione dinamica che descrive il moto all'interno dei tubi, che potrebbe essere una buona approssimazione di questo moto, è l'equazione di De Saint-Venant, mai sentita nominare. Equazione di Navier-Stokes, se voi prendete l'equazione di Navier-Stokes e la integrate sulla verticale, assumendo l'ipotesi di Dupuy, cioè che la distribuzione delle pressioni all'interno dell'acqua sia idrostatica, so che allora ottenete un'equazione semplificata, per esempio in 1D o in 2D, che non vi ricavo, ma che si chiama equazione di De Saint-Venant, che descrive il moto vario del sistema.
Moto vario, dove varia la velocità, variano tutti gli elementi, ma anche la velocità in questo caso. E noi assumiamo che la velocità è costante, quindi semplifichiamo ancora un po' di più, ma non dobbiamo neanche usare le equazioni di Saint-Venant per dire la verità. Usiamo delle ipotesi di moto più semplici, del moto di tipo cinematico. C'è una storia lunghissima che mi piace tanto perché parte della mia vita è intrecciata con questa storia qua, quindi però non ve la vado a raccontare. Sappiate che c'è. Per noi la portata è prodotta da un'equazione di questo tipo. Che cosa sono? Sono i termini che compaiono qua. Comunque tutta questa digressione che ho fatto serve per dirvi che c'è un ragionamento che dura quasi un secolo attorno a questi temi, e questa che vi mostro è una formula che sintetizza e semplifica alcune delle problematiche della produzione della portata. Questa è la portata che io ottengo alla chiusura, metri cubi al secondo, oppure litri al secondo, a seconda di quant'è, un metro cubo sono 1000 litri. Se ho una frazione di metri cubi, misuro in litri. Questo si chiama idrogramma istantaneo unitario. Per voi è una funzione di distribuzione di probabilità, una quantità che si chiamano tempi di residenza. In realtà più propriamente si chiamerebbero tempi di viaggio, ma insomma qui la possiamo, i due concetti li possiamo confondere. Questo qua lo conoscete già, è la precipitazione efficace. Sulla precipitazione efficace abbiamo discusso per un bel po', alla fine alcune questioni le abbiamo risolte in 5 minuti oggi, ma altre questioni legate alle curve di possibilità bibliometriche le abbiamo sviscerate in tutti i modi possibili ed immaginabili. La A che cos'è? È l'area del bacino sul quale cade la pioggia. La J efficace è metri al secondo, moltiplicata per A, che è metri quadri, è metri cubi al secondo, quindi mi dà una portata. L'idrogramma istantaneo unitario dal punto di vista dimensionale ha le dimensioni dell'inverso di un tempo, 1 su t, e l'integrale che vedete lì si chiama, cioè il dt è un integrale sul tempo, quindi l'inverso di un tempo per l'integrale sul tempo, i due tempi si mangiano dal punto di vista dimensionale. Poi c'è questo integrale, un integrale di questo tipo qua, fatto da una funzione calcolata in tau e una funzione calcolata in t men tau, si chiama integrale di convoluzione. Vi ho detto che c'è una storia secolare dietro questa cosa qua. In realtà il primo che ha formulato una teoria della portata in questo modo si chiama Sherman nel 1931. Non ero nato, persino io, che ho ancora qualche pochi capelli neri, ne ho ancora tutti bianchi, ma quella può essere solo una fortuna. Quindi che cosa significa? È un sistema un po' particolare perché vedete qua noi abbiamo l'input e qui ho l'output, qui ho l'input e qui ho l'output. In mezzo c'è un operatore integrale, se lo vogliamo mettere in termini matematici, che mi realizza la trasformazione dall'input all'output. Questa formulazione qua è del tutto equivalente ad una formulazione di questo tipo, cioè in cui ho l'input, qua è chiamato I di T invece che J efficace di T, ho un contenuto all'interno di questo serbatoio che è S di T e ho un'uscita che è la T di T. Do un input, ottengo un output. Non è il caso che contemporaneamente al fatto che Sherman formulasse la portata come un problema di input-output, nascesse anche la moderna teoria dei segnali,
in cui tutti, non so, un amplificatore gli do una corrente in entrata, mi dà una corrente in uscita, mi dà un segnale, in uscita, lo stesso tipo di matematica in realtà. Qui è tutto un po' semplificato e il modello è lineare. Allora ho la pioggia efficace, ricapitolando. Adesso ho anche il sistema di aggregazione e di propagazione dei deflussi. Se andiamo a ben guardare come delle forme più sofisticate, l'onda che viene prodotta è un'onda diffusiva, una semplificazione dell'equazione di Saint Venant, e l'aggregazione dei deflussi è fatta come poi vi mostro. Il problema dell'aggregazione dei deflussi e della produzione dell'onda di piena viene risolto da che cosa? Dal definire quell'idrogramma istantaneo unitario, come è fatta quella funzione lì. Una volta che io ho definito come è fatta quella funzione, so tutto dal mio sistema. Una semplificazione straordinaria, che di fatto più delle volte funziona male, ma funziona. E di fatto io ve ne propongo una versione leggermente modificata, un po' più rispettosa della fisica del problema. Però questo è l'idrogramma istantaneo unitario. E ve l'ho portata, ragazzi, hanno misurato anche gli effetti da quando li ho messi per la prima volta. Cosa succede? Quali sono le proprietà di questa modo di calcolare la portata? Si potrebbero ottenere dalla stessa definizione della portata attraverso una serie di piccoli teoremi. Io preferisco mostrarvela così con le figure. Voi quasi millennials che siete abituati alle icone. Allora, io ho un impulso di precipitazione istantanea, quello blu. Per effetto dell'idrogramma istantaneo unitario, che è il mediatore di questo impulso di precipitazione efficace, ottengo una risposta che è la portata che vedete sotto, che varia nel tempo. In generale entro con impulso quadro e vado e esco con una cosa che sembra una distribuzione di probabilità, ma in effetti lo è una distribuzione di probabilità, che qua sarebbe un discorso molto lungo, che è la distribuzione di probabilità dei tempi di viaggio o dei tempi di percorrenza. Adesso cosa faccio? Metto un nuovo impulso di precipitazione, non allo stesso istante, all'istante numero 2, tre volte più grande. Il mio idrogramma istantaneo unitario qui assumo che non vari nel tempo, rimane invariante nel tempo, è un'assunzione. Una volta si diceva che l'idrogramma istantaneo unitario era invariante nel tempo. Adesso si è un po' più di larghe vedute, sì, la teoria si è molto sviluppata, tra l'altro è cambiata recentissimamente, per degli apporti interessanti molto recentemente, e quindi comunque si possono fare delle teorie anche non lineari e non invarianti. Allora, il secondo impulso mi produce questo seconda portata, che è fatta così. Questo disegno non è un disegno, questo è un grafico che io ho fatto. Ho tirato via le ascisse, le ordinate, perché in qualche modo non erano essenziali, ma è esattamente calcolato con un certo idrogramma istantaneo unitario. Terzo impulso, questo è due volte quello iniziale, quindi un impulso 1, 3, 2 di precipitazione, e mi dà questa portata. La portata complessiva qual è? Sempre per la struttura di integrale che io vi ho mostrato prima, la portata complessiva è la somma dei tre impulsi. Quindi io li vado a sommare e ottengo la portata reale, che è quella disegnata in verdino, che è la somma dei tre. Dall'altro canto potete osservare che quando io vado nella condizione, per esempio a questo istante di tempo, se io ho la mia portata, ho acqua che è caduta nel primo era blu, che è caduta nel primo istante,
ho acqua che è caduta nel secondo istante e ho anche acqua che è caduta nel terzo istante. A seconda del tempo in cui vado sono, ho proporzioni diverse dell'età dell'acqua, diciamo. Come scelgo questo idrogramma istantaneo unitario? Allora qua 30 anni di letteratura per come scegliere questo idrogramma istantaneo unitario. Noi, per lo specifico problema che abbiamo sotto mano, e dovete fidarvi di me in questo caso, perché non vi posso fare tutto l'excursus di tutte le questioni, possiamo usare un idrogramma fatto in questo modo qua. Posso dire che l'idrogramma istantaneo unitario di T è una funzione esponenziale definita per T maggiore o uguale di 0, però. O meglio, è 0 per T minore di 0. Ed è questa per T maggiore di 0. Compare un lambda. Cos'è questo lambda? È un parametro. Che dimensioni ha questo lambda? Beh, l'idrogramma istantaneo unitario deve essere l'inverso di un tempo, abbiamo detto prima. Allora 1 su lambda deve essere l'inverso di un tempo, perché l'argomento dell'esponenziale deve essere adimensionale. Adesso verifichiamo se è così. Allora 1 su lambda fa sì che lambda sia un tempo. E in questo modo anche l'esponente va bene, e con questo è coerente, è adimensionale. Se l'esponente dell'esponenziale fosse dimensionale, fosse per esempio metri, la dimensionalità dell'idrogramma non sarebbe definita, perché l'esponenziale voi lo potete sviluppare in una serie infinita di Taylor, con 1 più x più x quadro mezzi più x sesti più eccetera eccetera, quindi avrebbe una dimensione particolare. Per gli ingegneri la dimensione conta, la dimensione delle quantità analizzate. Quindi noi usiamo questo oppure un altro idrogramma istantaneo unitario. Quel lambda che cos'è? Lambda è un parametro, non so che valore abbia, quindi do una forma per mio idrogramma, però lascio libero anche un parametro da determinare. In realtà non identifico una curva, ma una famiglia di curve parametriche. Dovrò determinare lambda in qualche modo. Come è fatto in questo caso l'idrogramma? Beh, se voi lo vedete non è bello come quello che avevo disegnato prima io. È fatto così. Voi questa forma, questa funzione in realtà una volta, beh, l'idrogramma non è, cioè questo non è l'idrogramma istantaneo unitario, perché la forma dell'idrogramma è, se volete, questa, un esponenziale che decresce, no? La forma dell'onda di piena che ottenete invece è una cosa che sale in maniera esponenziale, si ferma alla fine della precipitazione e poi decresce. Man mano che noi aumentiamo la durata, il picco qua cresce e poi sempre decresce. Non è tanto bella come onda di piena, che non siamo abituati, è molto più bella quella che avevo disegnato io, che da resto è una convoluzione di esponenziali, quella di prima. Comunque intanto vediamo questa curva. Noi principalmente useremo questa forma, perché dopo a noi in realtà non interessa tutta la forma dell'onda di piena, ma interessa uno specifico aspetto dell'onda di piena, che è la portata massima, cioè il picco della piena, perché noi progettiamo la nostra fognatura sul picco della piena. Un altro idrogramma che potrebbe andare bene, se ha una domanda chiedala a me che io le rispondo. No, non la chiede la sua amica dietro, che poi magari ha capito male anche lei, le dà un suggerimento sbagliato.
Almeno se io dico una cosa sbagliata, almeno stato io, poi me ne prendo la responsabilità. Allora, altro idrogramma istantaneo. Cioè, quindi io posso fare delle scelte diverse dell'idrogramma. In questo caso uso un idrogramma particolare in cui la funzione che vedete sopra è una costante. O meglio, è 1 su tc sopra, non t su tc. Quello lì è l'integrale della funzione. Ok, no, questo è sbagliato. Ah, vedi. È 1 su tc perché ho disegnato l'integrale. Ho scritto l'integrale invece della... C'è una ragione per cui ho scritto l'integrale, ma vabbè. Questo è 1 su tc per 0 minore di tc e 0 se t è maggiore di tc. Il parametro tc qui si chiama tempo di colibazione. Anche questa è una slide che mostro da anni con un errore dentro e non sono mai reso conto e nessuno me l'ha neanche mai detto, però anche questa è un insieme di curve monoparametriche e in particolare TC si chiama tempo di colibazione. Voi, se magari vi capiterà di lavorare con chi si occupa di formazione di onde di piena, soprattutto se voi siete un geologo o magari un agronomo forestale, vi parlerà del tempo di colibazione di un bacino. Da un punto di vista rigoroso, il tempo di colibazione di un bacino ha solo senso in questo modello qua. E rappresenta la lunghezza del dominio nel quale è definita l'idrogramma istantaneo unitario. In realtà si possono pensare a altri idrogrammi, cioè che hanno un dominio finito, e tutti quelli hanno un tempo di colibazione pari alla lunghezza del dominio. Questo modello si chiama cinematico. Che onde di piena vengono fuori dal modello cinematico non appena noi mettiamo una pioggia efficace di intensità costante per una certa durata tipo P? Ottengo delle onde di piena diverse se a seconda della durata, se la durata della precipitazione è minore, maggiore o uguale al tempo di colibazione. Se il tempo, e in particolare se il tempo di precipitazione è inferiore al tempo di colibazione, che è questo, cosa? Ho la mia onda di piena che sale, finisce di piovere, l'onda di piena rimane costante fino al tempo di colibazione e poi discende in maniera del tutto simmetrica. Un trapezio. Se il tempo di colibazione è uguale al tempo di precipitazione, ho il massimo, ho un triangolo come risposta. Questo è il massimo della portata che posso ottenere. Viceversa, se il tempo di precipitazione, in questo caso, questo fatto l'ho fatto superiore al tempo di colibazione, la portata sale fino al tempo di colibazione. Poi rimane costante e poi per un tempo che è la durata della precipitazione, finita la precipitazione, comincia a discendere. Questo qua è lungo come il tempo di colibazione. Quindi nel caso di un idrogramma fatto con una funzione costante su un intervallo definito, così, UH in questo caso è T, ve lo ripeto, 1 diviso T con C oppure 0, questo per 0 minore di T minore di T con C e questo altrove. Se vado a fare l'integrale di questa roba qua ottengo quello che invece era scritto sulla slide.
Comunque sia, adesso uno dice, ma perché posso usare quei due esponenziali? Potrei usare, io conosco la curva di Gumbel, per esempio, perché non uso la curva di Gumbel come idrogramma istantaneo in Italia? Beh, potreste intanto vedere che se la curva di Gumbel va bene o non va bene. In effetti l'integrale dell'idrogramma istantaneo unitario su tutto il dominio fa 1, perché è proprio una distribuzione di probabilità, affermazione che dovete prendere come vera, è la distribuzione di probabilità dei tempi di percorrenza. Se posso prendere un'altra distribuzione di probabilità, allora ormai comincio a conoscere un po', che magari vanno anche meglio, sono un po' più modellate di quelle che, due che abbiamo visto. Beh, le due che abbiamo visto hanno una ragione storica di essere. Il primo modello si chiama modello dell'invaso, e il secondo modello, quello con la curva di distribuzione uniforme, si chiama modello cinematico, dove il termine cinematico qua non è propriamente quello che si usa in idraulica per l'onda cinematica, anche se alcune similarità nell'interpretazione del moto ci sono. A questo punto, comunque sia, noi abbiamo la portata in uscita dal nostro bacino. Ma è la portata giusta o è la portata sbagliata? Su questo aspetto risponderemo dopo. Beh, io voglio la portata massima in uscita dal mio bacino, quindi mi dovrò interrogare sul fatto di quali sono le condizioni in cui io in un certo bacino ottengo la portata massima, cioè la massima delle portate che io posso ottenere con una precipitazione che abbia un assegnato tempo di ritorno. Cioè fisso il tempo di ritorno, però lascio variare la mia precipitazione come durata. Qual è la durata che mi dà la massima portata? Questo è il problema che risolviamo dopo, ma intanto supponiamo di averlo risolto. E adesso mi faccio fare un po' di pausa però. Supponiamo di averlo... Ok, sì, mi faccio fare un po' di pausa perché effettivamente ci siamo andati un po' lunghi. Non vi rispondo subito a quella domanda lì. Comunque, qual è? Vi voglio anticipare un aspetto. Se io attraverso l'idrogramma istantaneo unitario ho calcolato la portata massima, a quel punto ho quello che mi serve per calcolare la mia fognatura. Perché la mia fognatura la calcolo su questa portata massima e come? Le calcolo attraverso le formule di moto uniforme, invertendo le formule di moto uniforme, cosa che poi faremo, imposto la geometria della rete che io vado a costruire, in particolare qui abbiamo delle sezioni circolari, e inverto la geometria, ci faccio passare e mi chiedo qual è la dimensione del tubo che può far passare questa portata massima. Con le formule di moto uniforme posso rispondere a questa ulteriore domanda e quindi dare il diametro interno dei tubi, che è la risposta che a me serve per la progettazione. Pausa.